Penultima giornata del girone di andata e la Gioiese allunga ancora in classifica, portandosi adesso a più 10 sulle dirette inseguitrici, le seconde, che sono la Promosport, l'altra squadra del momento. A proposito, il 23 ci sarà la finale della Coppa Italia proprio tra Gioiese e Promosport, mentre la Reggio Mediterranea si fa battere in casa da una risorta paolana e quindi perde, diciamo, l'autobus, come si suol dire in questi casi, delle zone alte della classifica, tant'è vero che viene raggiunta al terzo posto dallo Scalea, uno Scalea che non ci mette molto a superare un Sersale ancora, diciamo, in crisi, ma non era certo questa la partita per il Sersale di andare a prendersi i punti. Sale in classifica anche l'Isola Capo Rizzuto, che si porta a 25 punti, a un solo punto quindi dalle terze, un'Isola Capo Rizzuto che batte seccamente anche in questo caso 3-0 il Gioiosa Ionica. Un'unica notazione dobbiamo dire che tra Promosport e Gioiese, guarda caso, proprio il minuto del loro vantaggio sui campi rispettivamente del Gallico Catona e del Soriano è quello intorno al 66esimo nel secondo tempo, quindi con le reti di Mercurio per la Promosport e di Condemi per la Gioiese, quindi un campionato che vede il colore viola particolarmente in avanti, con la squadra di Graziano che davvero mette una seria ipoteca sulla vittoria del campionato, e autorizziamo tutti i tifosi della Gioiese a toccare ferro.